Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Arte Vagando. Parleremo d'acqua oggi, dell'importanza dell'acqua soprattutto in questi ultimi periodi. E lo faremo attraverso la mostra, interessante, una mostra collettiva organizzata dagli studenti dell'Istituto Fotografico Italiano di Milano, che proprio fino al 30 di giugno, quindi proprio in questi giorni, sono ospitati alla Centrale dell'Acqua di Milano con la mostra Acqua più preziosa del diamante. Perché acqua e diamante questo confronto? Perché ci sono delle caratteristiche, delle assonanze, come la purezza, come il fatto di essere così cristallini. Ma entriamo e visitiamo questa mostra accompagnati dal docente, da colui che ha seguito il progetto, Erminio Annuzzi. L'Istituto Italiano di Fotografia, una struttura che proprio nel 2023 compie 30 anni di attività di formazione professionale e di divulgazione della cultura fotografica. La sezione ARSAI dell'Istituto Italiano di Fotografia si occupa della divulgazione della cultura fotografica a tutto tondo, incontri, proiezione di immagini, di filmati. Ma anche di tante mostre, sia nella nostra galleria interna, la IF Wall, sia anche in ambito esterno. In questo caso proprio ci troviamo ospiti in questa cornice spettacolare. La Centrale dell'Acqua di Milano è il primo museo industriale italiano dedicato proprio all'acqua pubblica. E in questo caso esponiamo 16 fotografi di Istituto Italiano di Fotografia che si sono occupati del progetto di Erminio Annuzzi, Acqua più preziosa del diamante. È un progetto che è nato lo scorso anno, nel periodo di aprile-maggio. Partendo da un'idea del direttore dell'Istituto Italiano di Fotografia, Maurizio Cavalli, e che mi ha visto subito estremamente interessato a portarlo avanti insieme ad alcuni studenti. È un progetto che si è svolto nell'arco di alcuni mesi e che ha coinvolto un po' quasi tutto il territorio italiano come indagine visiva dello stato d'essere della situazione siccitosa che si è venuta a creare lo scorso anno. Tra le altre cose, gli allievi sono stati spinti a interpretare su vari piani, su varia natura, il tema acqua, il tema siccità e il tema cambiamento climatico. E questo ha permesso di ottenere risultati estremamente diversificati, con linguaggi che partono dalla riproduzione diretta della situazione, del contesto, alla comparazione di una situazione in essere in quel momento riferita a quella che c'era in passato e addirittura a un'interpretazione metaforica. C'è anche da dire che in molte di queste immagini l'acqua è assente, non è solo un elemento di riferimento diretto e immediato. Ovviamente è assente per la siccità, però è da notare come questo paradosso in fotografia in cui si pone sempre visibile il soggetto, in molte di queste immagini il soggetto è assente e questo dovrebbe stimolare una riflessione che parte dal presupposto appunto che non vedo il mio soggetto, mi preoccupo perché ci deve essere qualcosa che non va bene. Il titolo Acqua più preziosa del diamante è nato perché abbiamo accostato due caratteristiche principali di questi due elementi. L'essere entrambi cristallini, trasparenti, luminosi e al tempo stesso essere preziosissimi. Naturalmente l'acqua è l'elemento molto più prezioso del diamante e questo accostamento ci ha permesso di creare un leitmotiv di interesse sull'acqua come valore supremo. In relazione a questo valore supremo, c'è da notare come la fotografia si pone come strumento efficace per trasmettere valori
per trasmettere emozioni, ma al tempo stesso per testimoniare, documentare e possibilmente cercare di far smuovere un po' le coscienze. Bene, anche per oggi è tutto, noi ci vediamo la prossima settimana. Grazie di essere stati con noi e ricordatevi altre informazioni e approfondimenti sul sito artevarese.com. Tanti saluti a tutti!